Ciao a tutti le cofane, benvenuti. Dopo gli speciali di Halloween, date poi a rivedervi, ritorniamo alla normale programmazione, che poi tanto normale non è perché il set in questione, il set Lego City 60103 uscito nel 2016, è davvero meraviglioso. Sono presenti ben 670 pezzi, già il numero la dice lunga. Gli elementi che vedete in video sono davvero davvero tanti. Abbiamo tre aerei, un hangar, un mezzo aeroportuale e ben sei minifigure, una più bella dell'altra. Voglio farvi vedere i libretti delle istruzioni, che sono davvero tanti, ben 5. Eccoli qua. Per tutti i vari step del set, quindi un bellissimo aereo, il secondo aereo che ha un'estetica ovviamente differente, quest'altro molto molto bello e infine l'hangar. Ok, quindi abbiamo dato anche un'occhiata ai libretti delle istruzioni, ripeto ben 5, ma il set lo merita tanto. È un set, come dicevo, del 2016 ed è, a mio parere, il più bel set Lego City di quell'anno. Insomma, le immagini parlano da sole, anzi, il video parla da solo. Adesso andiamo a vedere tutti gli elementi di cui è costituito. Ora andiamo a vedere prima di tutto le minifigure. Eccole qua. Sono divisibili a coppia se vogliamo. Queste sono le due minifigure fantastiche, la stampa presente, sono identiche. Cambia solo ovviamente l'espressione facciale. Abbiamo una donna e un uomo. Sono rispettivamente i due piloti dei due aerei qui che si vedono, questo e poi l'altro. Questo ricorda un aereo per il design francese, che però nella versione che intendo io ha un nome molto molto particolare. Magari vi metto il link in descrizione. È però un aereo da caccia. In questo caso qua invece è un aereo adibito a show. A un air show, lo show aereo, e l'altro invece ricorda un F-35. Questo qui l'abbiamo visto sul canale in una versione Lego Creator. Andate poi a rivedervela, magari vi metto il link in descrizione. Come vi dicevo, queste due minifigure sono meravigliose, belle proprio le stampe presenti su entrambe. Non presentano poi granché di grafica qui sul retro. La cosa fantastica sono i due caschi che presentano questa stampa qui sulla parte superiore, queste due stelle. Fantastico. E poi la cosa che voglio farvi vedere, la grafica qui dell'aereo è presente anche in piccolo qui. Non so se riuscite a vederla. Magnifico, questo insomma per dire che la Lego negli anni ha raggiunto una qualità proprio nella grafica delle minifigure, davvero davvero impressionante. Ora andiamo a vedere i due minifigure invece che sono legate a questo aereo qui, che è un aereo, poi andremo a vedere in dettaglio, della Prima Guerra Mondiale, almeno nel design. È un aereo acrobatico. Eccole qui, meravigliose. Con questa grafica presente sia avanti che dietro, non hanno ovviamente la doppia espressione facciale. Anche in questo caso qua abbiamo una donna e un uomo per par condicio. È presente anche, l'ho sistemata all'interno, come ulteriore accessorio per la donna, o se vogliamo per le donne, visto che sono ben due nel In questo set, c'è la possibilità di applicare anche i capelli. Eccola qui, fantastica. Quindi un'aggiunta di sicuro apprezzata. Ok, poi abbiamo le altre due minifigure e è presente un meccanico e un addetto aeroportuale. Il meccanico ovviamente è questo. E l'addetto aeroportuale è l'altro. Eccolo. Anche in questo caso qua, anzi in questo caso qua rispetto alle altre, niente di speciale,
particolare, anche se comunque sono molto molto interessanti, sono mini figure presenti anche in altri set. La Octane non può mancare, allunga le mani su tutti i set. E poi l'addetto aeroportuale ha qualche accessorio in più, presenta appunto queste palette che servono appunto per direzionare o per dare il consenso al volo poi degli aerei. Ok, bellissime. È presente poi un veicolo di servizio aeroportuale, iniziamo dalle cose più piccoline, eccolo qui, con la presenza anche di un carburante, qui, infatti qui è presente anche il tubo avvolgibile. È davvero meraviglioso, la Lego ne produce tanti, ne ha prodotti tanti di questi piccoli mezzi, sono davvero uno più bello dell'altro, pieni di dettagli, molto molto semplici nella costruzione. Qui abbiamo un adesivo, qui altri due, bellissima proprio la scritta Follow Me. Presenta poi, ovviamente presentano poi delle clip, infatti in questo caso qua in uno è presente il tubo avvolgibile per poter fare il rifornimento, questo poi è il classico colore, la classica colorazione della Octane, infatti il pilota è proprio questo qui, che viene sistemato qui, eccolo qua, bellissimo. E poi c'è anche l'altra clip, quindi un walkie-talkie, e dall'altra parte, quindi dicevo la pompa, se vogliamo, per poter fare rifornimento. Ok, sono presenti poi ovviamente altri accessori. Questo è un carrello con una serie di accessori per poter riparare i vari aerei. Insomma, ne sono presenti davvero tantissimi. Fantastico. Ok, e poi ovviamente non è finita qui. Ce ne sono altri due sistemati qui, un trapano e una così tanica di olio. Potrebbe essere, e poi ovviamente soffermiamoci maggiormente su questa meravigliosa tazza rossa inglese Red Cup. Vi dice qualcosa? Ok, benissimo. Quindi è pieno di elementi, i più importanti dei quali andremo a vedere, li andiamo a vedere tra un istante. Eccoli qua. Due avioggetti, come li chiama la Lego nelle sue sul sito. Sono davvero meravigliosi, eccolo qua, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Questo design, come vi dicevo, ricorda un aereo da caccia francese, con questa doppia fila di ali, queste ovviamente più grandi, le altre più piccoline, e ecco, con questo design assolutamente meraviglioso. Sono presenti pochissimi adesivi, questa è una cosa che io apprezzo in particolar modo, due qui dall'altro lato e altri due qui. Fantastico, con la silhouette dell'aereo. Immancabili le luci, la verde e la rossa, un solo, se vogliamo, motore. E poi ovviamente le classiche ruote. Non possono mancare. Il cockpit ovviamente si può aprire. Qui è molto molto semplice nella grafica, un brick stampato con i comandi, e poi interessante l'uso di questo pezzetto blu fluorescente, se vogliamo, a mimare proprio il pannello di controllo dell'aereo. Eccolo qua. Voglio farvi vedere anche questo nelle indicazioni, quello dedicato alla pilota donna. Bellissimo. E poi l'altro aereo, eccolo qui, che ricordo, come vi dicevo, un F-35. Fatemi poi sapere quale dei due è quello che vi piace maggiormente. Ha delle cose in comune con l'altro, gli adesivi sicuramente, questo più piccolino però Aviation Air Show, e poi l'altro con presente ovviamente su entrambi i lati. Questo
Questa è la parte inferiore, diversa rispetto a quella dell'altro aereo. Meraviglioso anche questo. Io, insomma, sono un grande appassionato di aerei e quindi non posso che piacermi, non può che piacermi tantissimo questo set. Voglio farvi dare un'occhiata anche alla parte superiore, guardate che bello, qui possono passare tutti i motori, fantastico. E qui sul retro, ecco, abbiamo due motori, quindi il design ricorda proprio quello di un F-35. Questi ovviamente si possono anche orientare, ma logicamente vanno messi in questo modo. Ok, bellissimo. Poi anche in questo caso qua ovviamente si può aprire il pannello della cabina di pilotaggio ed è identico all'altro aereo. Anche qui andiamo a sistemare il pilota maschio. Altrettanto bello, eccolo. Ok, ora voglio farvi dare un'occhiata all'altro aereo, che nel design ricorda un aereo della seconda guerra mondiale, anzi della prima guerra mondiale, un biplano, eccolo qua, assolutamente meraviglioso, un po' piccolino però nella parte qui posteriore, ma va benissimo così. Anche questo qua da apprezzare i pochissimi adesivi. Uno qui, anche ovviamente dall'altro lato, è presente anche questo Smooth Racing Oil e l'altro qui, quindi sono davvero davvero pochi. E poi per finire sono presenti qui due adesivi con la bandiera a scacchi e questi poi presenti qui 1, 2 e 3 sull'elica. Bello pure la scelta dei colori, sia per quanto riguarda gli altri aerei che per quanto riguarda questo qui. Ovviamente è presente, guardate che forte nel design, bellissimo proprio. Pure la presenza di queste due serie di ali sfalsate, vedete? Come appunto erano gli aerei della prima guerra mondiale, bellissimo. Bello pure l'uso di questo piccolo rotino. Ok. Questo ovviamente può aprirsi. In questo caso qua abbiamo un adesivo, non so perché la scelta di utilizzare qui un adesivo lì. Si spiega forse col fatto che quello è quel pezzo stampato, quel plate stampato 1x2, ha un disegno molto più, diciamo così, tecnologico se vogliamo. Questo essendo un aereo della prima guerra mondiale, vedi dei comandi, quindi Allegro non aveva mai fatto un pezzo stampato di questo tipo. Ok, le classiche luci verde e rossa non possono assolutamente mancare. Gli aerei sempre sono presenti. Andiamo a sistemare, eccolo qua, il pilota. Ok, l'altro va sistemato qui sulla parte superiore. Pronto per le acrobazie, non so se vi è mai capitato di vederli in azione aerei, non dico dal vivo ma anche in video. Eccolo qua, meraviglioso. Bellissimo. Ok, infine, se non fosse già abbastanza questo, è presente anche l'hangar, come potete ben vedere. L'unica pecca, vabbè, insomma, è comunque molto molto grande, come potete vedere, semplice nel design, nella costruzione, ma assolutamente efficace. Aperto in modo da poter comunque giocare molto liberamente, quindi non è completamente chiuso sui tre lati. Meraviglioso, eccolo qua, questa è la parte. Si riesce a vedere tutto, però è la parte superiore. Ripeto, un design molto molto semplice ma assolutamente efficace. Qui due adesivi Airshow Hangar.
L'unica, come dicevo, particolarità è che è possibile sistemare un solo aereo alla volta, quindi eccolo qua, questo è perfetto. Poi all'interno è possibile sistemare anche i mezzi, ad esempio, eccolo qua. Questo è possibile metterlo qui, come pure, eccolo qua, questo lo possiamo sistemare qui sul lato e voglio farvi vedere che è possibile inserire, beh, anche uno di questi all'interno, ovviamente, però credo che esteticamente il migliore da mettere sia proprio questo qua, il biplano. Ok, perfetto. Ragazzi, per questo video è tutto. Voglio risistemarvi tutti gli elementi in modo da farveli rivedere. Ok, come dicevo, un set fantastico. A mio avviso, il migliore è uscito nella linea Lego City per il 2000, nel 2016. Assolutamente, insomma, visto quanti elementi è costituito, quindi sicuramente il migliore. Il costo, non ve l'ho detto. Il numero dei pezzi sì, 670, il costo è di 85 euro. Può sembrare alto, magari lo è pure, però insomma. Ok, velocemente sistemiamo il tutto. Ok, ragazzi, come sempre, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo set. Ok, voglio anche ricordarvi che sono già uscite alcune immagini di alcuni set della linea Lego City del 2018. Sono assolutamente meravigliosi, anche quelli. Ok, per questo video è tutto, quindi ditemi la vostra nei commenti, lasciate like, iscrivetevi al canale. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi.